Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi un video molto semplice e molto veloce. Sicuramente lo conoscerete già, i nostri nonni già lo utilizzavano. Allora, io ho un problema di limacce o di lumache. Poi dopo ho scoperto che sono limacce. Vedete? Le foglie mangiucchiate. Queste ve le ho fatte vedere l'altra volta, quando vi ho mostrato la cavolaia. I rimedi per la cavolaia. Giustamente qualcuno che ha visto il video mi ha detto: guarda che oltre alla cavolaia probabilmente hai anche le lumache, e infatti aveva ragione. Quindi, non potendo utilizzare cenere di legna e quant'altro perché ho la paglia, mi verrebbe molto scomodo dover rivestire il tutto, opto per la birra. Ho scelto la birra. Ho preso la più scarsa che ho trovato, ma è sempre birra. Un po' mi dispiace comunque darla qui alle lumache. Vabbè, comunque, cosa fa la birra sulle lumache? La birra le attira e loro cadono dentro il recipiente, bevono la birra e muoiono purtroppo. Non ho alternativa. Non voglio usare lumachicidi chimici perché ho gli animali domestici come i gatti e qua, quindi non ne voglio sentire parlare di roba chimica a quei livelli. E quindi mi rimane soltanto la birra. Il procedimento è veramente semplice. Si prendono dei barattolini, questo è fin troppo alto e ci vorrebbe magari alto un 3 centimetri. Avevo questo, questa è quella della pappa dei gattini. Del latte in polvere, quest'anno l'ho utilizzato parecchio. Cerco di metterlo in un punto dove vedo che ho l'infestazione più grande. Guardate lì, per esempio, quello, vedete? Qui proprio mancano interi pezzi di foglia. Allora, siccome sono ancora in tempo per correre i ripari, il lavoro che faccio è questo: più o meno prendo la forma di dove devo scavare, poi semplicemente faccio una buca in modo tale da incassare il barattolo quasi per intero. Ne ho messe tre ieri di queste trappole. Adesso vi faccio vedere i risultati. Ecco, vedete? Sono a filo del terreno. Poi semplicemente aggiusto un po' la terra e sono a filo del terreno. E se ci cade qualche pezzo di terra dentro non succede nulla. Con una bottiglia da 66 ci faccio circa 3 trappole, quindi un 20 cc a barattolino. Ne facciamo un altro, anzi ne ho altre due da fare. E poi vi mostro i risultati di quelle che ho messo giù ieri. Dico la verità, mi spiace arrivare a tanto, avrei preferito dissuaderle, ma come vi dicevo, non ho il terreno pulito. Poi quando si abbassa la schiuma magari ne aggiungiamo un po' e ne metto ancora una, la metto qui tra i cavoletti di Bruxelles, che anche questi sono stati parecchio colpiti. Ok, fatto. Vi faccio vedere i risultati di quelle che ho messo ieri. Ne ho messe tre. Ho messo la prima qui. Guardate, a parte qualche ragnetto, in fondo c'è una limaccia ed è anche abbastanza grossa. Ne ho messo un'altra qui. Anche qui abbiamo qualche ragnetto, limaccia nulla. E poi qui, in mezzo ai cavolfiori. E anche qui, come vedete, purtroppo abbiamo qualche ragnetto e una limaccia abbastanza grossa. Come vi dicevo, non lo faccio a cuor leggero, mi dispiace comunque ucciderle, ma non ho alternativa al momento. E quindi è così. Bene, come avete visto, è stato un video veramente breve. Non so se le avete mai usate voi le trappole, in tal caso se avete dei risultati da darmi. Io le avevo usate 2 anni fa, ma avevo messo dei recipienti molto bassi e quindi non ho avuto grandissimi risultati. Questa volta invece ho messo recipienti fin troppo profondi e qualcosa comincio a vedere. Spero di salvare il salvabile. Spero che questo video breve vi sia stato utile. Se volete vedere altri metodi, però senza pacciamatura, vi metto qui in descrizione l'altro video che avevo fatto qualche mese fa, che era stato anche abbastanza apprezzato. Di questo vi ringrazio. Bene, vi ringrazio per essere stati con me. Spero che questo video appunto vi sia stato di qualche aiuto. Vi auguro una buona giornata.